Allora, quando si tratta di vedere episodi della saga di Phoenix Wright, il celebre avvocato giapponese, che ne dite se vediamo il terzo episodio della saga? Si tratta di Phoenix Wright e i Attorney Trials and Tribulations per Nintendo DS. La storia del gioco riprende ancora una volta un anno di distanza dal secondo capitolo. In pratica, il nostro buon avvocato questa volta è implicato in 5 importanti casi di omicidio. Poveraccio, non ce la fa mai, ma sei un avvocato instancabile, ok. Vediamo ovviamente la grafica. Si può dire che graficamente il gioco si presenta un po' come il primo episodio, disegnato in stile anime, i personaggi soprattutto, animazioni non proprio tante, sono poche ma semplicemente sono quelle basilari, e ambientazioni diciamo anch'esse ben ispirate ovviamente. E poi tra l'altro, possiamo dire che, nonostante i limiti delle schede SD cartucce, non so se definirle più schede SD, possiamo dire che sono riusciti a contenere una buona quantità di qualità grafica, ecco. Anche per l'audio possiamo dire che siamo su livelli abbastanza buoni, perché abbiamo ambientazioni, come si chiama, effetti sonori realizzati abbastanza bene, anche se non sono tanti, poi musiche di sottofondo poche ma buone, e insomma, discreto, come da tradizione della saga Capcom. Invece, per quanto riguarda la giocabilità, questo Phoenix Wright 3, non voglio dire tutto il titolo lungo, sennò altrimenti mi viene il diabete, allora, è un titolo che è in pratica una sorta di gioco d'avventura, visual novel. Il nostro scopo è quello di utilizzare il buon avvocato Phoenix Wright semplicemente a risolvere i 5 casi di omicidio che gli vengono proposti. Uno si chiama la rivincita, l'altro giù la maschera, l'altro ricetta per il delitto, un tragico esordio e confronto finale. In tutti questi casi deve semplicemente capire come fare a risolvere i suoi casi di omicidio, semplicemente interrogando i testimoni, gli imputati, trovare le prove, un po' come in un novello gioco CSI, come in passato. Ma allora cos'è che introduce questo gioco rispetto ai due precedenti capitoli? Praticamente, a parte la storia che è diversa, introduce anche la possibilità di impersonare un altro avvocato, Mia Frey. E tra l'altro, io ritengo che secondo me non ha forse il grande carisma che ha il buon vecchio Phoenix Wright, però insomma si può dire che c'è anch'essa una sua grinta e un suo carattere. Poi un'altra cosa che sicuramente potrebbe interessarvi è il fatto che qua dentro sono presenti tantissimi importanti riferimenti culturali, come ad esempio molti elementi della cultura giapponese come il drauma, per farvi un esempio. Poi c'è una piccola curiosità che non vi ho ancora detto, che la colonna sonora è stata fatta da Noriyuki Iwadare, compositore della colonna sonora di Grandia, quindi una garanzia. Che dire? Quindi, ripescate questo terzo episodio ufficiale della saga dell'avvocato Phoenix Wright, perché dopo questo episodio non ci sarà più lui.
Ci sarà magari un altro sostituto. Peccato, perché il buon avvocato Phoenix mi era molto simpatico. Ci vediamo. Ah, e a proposito, quasi dimenticavo. Oltre a esistere la versione per Nintendo DS, c'è anche una versione che è stata adattata per la Nintendo Wii e anche per il Game Boy Advance e per PC Windows, ma solo per il Giappone. Ma che cavolo! Ciao!